Oggi vi porto con me al mare. Vi preparo una linguina con aglio nero, burrata di bufala e gambero rosso. Vado a preparare una salsa con le teste di gambero. Perché? Perché la testa di gambero contiene albumina, come l'uovo. Andandola a montare con dell'olio ottengo una sorta di maionese. Io dico sempre una cosa, la cucina è cultura, è conoscenza, è sapere. Il nostro obiettivo poi è anche quello di trasmettere questo, sia a chi fa il nostro lavoro e sia a chi poi viene a mangiare nei nostri ristoranti. Quindi la prima cosa che vado a fare è tirare via gli occhi. Perché utilizzandolo a crudo, gli occhi risulterebbero amari. Testa di gambero nel frullatore. Fatto questo, cosa vado ad aggiungere? Circa un cucchiaio di olio ogni due teste. In aggiunta metto dell'acqua frizzante fredda. Prendo il frullatore. Ok, fatto questo, prendo una boule e un colino. Ovviamente vado a setacciare. Questa la tengo da parte. Ora aglio nero sbucciato all'interno di un bicchiere di un frullatore, dell'olio e acqua calda. Anche qui frullatore. Ok, praticamente questa sarà la base della nostra pasta. Quindi vado già in una padella ad inserire la salsa d'aglio nero. Inizio a scaldare in acqua salata, vado a cuocere la pasta. Farò metà cottura rispetto al tempo di cottura totale. Il resto andrò a finirla poi in padella. Ora cosa rimane? La burrata. Possiamo o romperla a pezzettini oppure anche andare a fare una crema. Ok. Ora siamo a metà cottura della pasta, quindi la scolo e la inserisco in padella. Ovviamente andrò a gestirla come più o meno un risotto, quindi andrò a inserire dell'altra acqua all'interno della padella stessa. Porto avanti la cottura. Cosa rimane da fare? Semplicemente i gamberi, quindi la polpa. Li vado a tagliare un po' più rossi rispetto a una tartare, in modo che comunque nella pasta si senta. Come li condisco? In maniera molto semplice. Qualche fiocco di sale, appena appena di buccia di limone e olio extravergine di oliva. Buono. Questi li lascio il tempo che si cuoce la pasta, li lascio prendere sapore. Giunti a cottura, andiamo a mettere giusto un filo d'olio, spegniamo il fuoco, limone. Tutto pronto, prendo il piatto. A questo punto iniziamo a giocare con le salse, quindi gambero rosso, burrata di bufala. Andiamo a finire con i gamberi rossi, con un po' di buccia di limone e la parte erbacea data da erbe aromatiche. Il piatto è pronto, è abbastanza tecnico, ma se lo provate a fare avrete molta soddisfazione perché sarà ricco di sapore e ricco di umami. Come sempre, provateci. Alla prossima e buon appetito.